Ciao ragazzi e ciao ragazze, ribentornate al mio canale. Allora, questa è la postazione di oggi. Accontentatevi sperando che si vedano i prodotti che farò vedere. In questo video vi farò vedere tutte le mie palette. Voi non avete idea di quanta roba io abbia sulla scrivania in questo momento. Iniziamo subito perché sono un bel po'. Inizio da quelle più scrause trovate tipo nei giornali. Ok, inizio da queste due palettine qui, che hanno questi... Allora, vi faccio vedere la prima. Una ha questi colori qui. È bellissimo questo colore. Solo che, appunto, alcuni sono abbastanza pigmentati, altri invece no. Adesso vi faccio vedere quelli più pigmentati, quindi constatare voi la pigmentazione di questi ombretti. L'altra palettina invece ha questi colori più caldi. Questi tre sono dei blush in realtà, ma io li uso anche con ombretti. E questo qua è un po' più pigmentata. Sono molto polverosi, questi qua. Purtroppo quelli trovati nelle... Così sono un po' polverosi. Altre palettine più o meno di questa linea d'onda ho praticamente queste tre palettine. Allora, questa qua è molto carina, però ovviamente ha dei colori un po' sul rosa, ciliegia, non sono neanche tanto male perché sono pigmentati, vedete? Sono molto pigmentati, forse troppo pigmentati. Anche il bianco, il perlato è molto pigmentato. E questa qui è della Easy Paris. E anche forse, sì, tutte le altre che farò vedere sono della Easy Paris. Altra palettina è questo trio qui, che ha questi tre tonalità di blu. E anche queste non sono per niente male. Guardate il blu come quanto è pigmentato. E questi qua li ho da una vita, perché sono i primi ombretti che ho comprato, ecco, insomma, prima di scoprire Essence. Sono quelli, insomma, che trovate tipo o dai cinesi o da 1 euro, insomma. Questo qui è questo colore qua, lo 08. Invece l'altra è questa qui, la 02. Devo dire che per essere molto low cost, molto da battaglia, sono abbastanza valide. L'ultima che vi faccio vedere, sempre della Easy Paris, è questa qua con queste tonalità sempre calde, però hanno molte perlescenze, molto... è molto usata, come potete vedere. Questa qui è nella tonalità 03. Sempre della Easy Paris. Vi faccio qualche swatch. Guardate la pigmentazione dell'oro. E questo qui. E la pigmentazione del prugna. Sono farinosi, vero, però si fissano bene. Cioè, su un primer si fissano bene. Passiamo ad Essence, di inizio delle collezioni limitate. Sì, direi che questa è la cosa più intelligente. Delle collezioni limitate ne ho 4, di 4 collezioni limitate. E la prima che faccio vedere, ed è quella che uso di meno secondo me, è questa qui della Legend of the Sky, che ha tutti questi colori molto... sul metallo, insomma, i primi giorni lo usavo tantissimo, poi accumulandone altre non l'ho più usato più di tanto. Poi ho la Hagen Kisses, questa qui è molto estiva, cioè nel senso la uso principalmente più d'estate, soprattutto questo verde pisello qui. E poi ho la Yurok, che è tra le mie preferite,
perché ho questi colori sul viola, sul marroncino. Ed infine la mia preferita, perché i colori più scuri è veramente bella. Ed è quella della Vampire's Love. Ed è questa qui. Altra palettina che mi sono dimenticata è questa della Ready for Boarding, che l'ho usata pochissimo. E la darò a qualcuno poi, perché non la uso molto. Passiamo sempre ad Essence, però delle palettine, quelle delle collezioni permanenti. E ho della Sun Club, questa qua che è molto usata. Adesso voi vedete, è molto molto usata. E sempre della Sun Club, la 02, che è questa qua che c'hanno i buchi praticamente, perché l'ho usata tantissimo. Tra l'altro questo è il mio colore preferito. Mixata questo, quando avevo di fretta prendevo questa qui, cioè facevo un trucco molto molto semplice ma d'effetto. Ho la 02 che non trovo più, è questa qua con i colori neutri. Poi ho la 03 che è la Vamp It Up, i colori più particolari. Ha questo verdone, il viola, il grigio, il giallo. Il giallo è fantastico. Poi la 04 o So Cute, che ha questi colori qui. Lo uso più d'inverno questo qua, perché questo qua faccio gli smokey d'inverno. E la 11, che è Sia My Eyes, ed ha questi colori, ricordano molto le sfumature del mare. Di Essence abbiamo terminato le palettine, e sempre sulla stessa lunghezza d'onda ho una sola palettina di Catrice, che è praticamente che è la 100 Frozen Yogurt, e questa qua mi piace tantissimo, l'ho acquistata da poco e mi piace veramente tanto. Faccio lo swatch di qualche colore, questi qua insieme sono bellissimi. Poi passiamo invece a quelle di H&M, che ne ho due. Ho questa qua della quella dei nudi, insomma, solo che non mi piace tantissimo, i colori non sono per niente pigmentati, una volta sulla palpebra si perdono, cioè almeno così sono belli, poi una volta che si vanno a mettere sulla palpebra spariscono. O ve li ritrovate e tutti qui, insomma, anche con il primer. E poi c'è questa qui che è bellissima, la Divine, si chiama? Sì, Divine e Shadow. Ecco, lo sapevo. Ed ha questi colori qua. Potete fare tre, cioè è predisposta per tre look. Quella sul blu, sull'oro e sul viola. E questa qua ha dei colori fantastici, mi piace tantissimo. Ora passiamo alla Deborah. Sì, passiamo alla Deborah. E, che è una new entry in realtà. Ho questa qui, che ancora non l'ho provata e farò magari un... mi preparo con voi con questa e vediamo com'è. Ah, questa qui è la 02 Nude Beige. E poi ne ho una, è un trio in realtà, sempre appunto di Deborah. Si chiama 05 Blue Steel. Questo blu è qualcosa di spettacolare, infatti l'ho presa principalmente per questo blu qui. Mua, allora di Mua ho solo due palettine, perché ho fatto una volta sola l'ordine da questo sito, poi ho smesso. E ho la Glamour Nights, che è questa qua, i colori scuri, pensando proprio sono belli belli. Questi qua costano poco ma sono veramente belli, guardate la pigmentazione,
dell'argento. Sono farinosi, però si fissano bene, cioè con una base sotto sono fantastici. Idem come sopra la palettina che si dice sia il dupe della Naked 2. Questa qui è la Undress Me Too. Allora, devo dire che questa palettina, alcuni ombretti sono molto pigmentati, mentre altri poi si perdono. Adesso, vabbè, con la sfiga che ecco. Tipo questo qua. Sì, questo qui si perde e non si riesce a fare un colore pieno. Mentre tipo questo è spettacolare. Spettacolare. Poi, due palettine invece che sono in realtà dei regali che mi hanno fatto. Allora, questa della Bella Oggi, che non ho usato per niente, devo essere sincera, perché gli ombretti non sono un granché, adesso c'è la pellicola sopra. È da questi colori. E la seconda invece è questa qua, che ho usato tantissimo. C'era il mascara e il gloss. Il gloss l'ho terminato, anche il mascara. E poi sotto c'è il blush, che è bellissimo. È uno dei più belli, blush che ho. Praticamente questo è il blush. E poi vabbè, il color verde, ma non sono buoni gli ombretti. NYC ho due palettine, ve l'ho già fatte vedere forse in un Promossi e Bocciati, può essere. E sono queste qui. Questa che è sui toni del... sempre del nude per gli occhi castani e poi c'è questa nuova con l'eyeliner e il primer insieme ed è spettacolare questa qui. Poi passiamo a Sleek. Allora, della Sleek forse ve l'ho già fatta vedere in qualche altro video, però ve le faccio vedere di nuovo. E sono la Garden of Eden, questa sì, Garden of Eden con i colori sul marrone, sul verde. La Romance, Vintage Romance, che è questa qui. E questa è stata la mia prima palettina che ho acquistato di Sleek. Infatti è strausata, che ha questi colori. Poi la Celestial che ha questi colori qui. Anche questi sono bellissimi. Passiamo a Kiko. Di Kiko avevo tre palettine, una l'ho data via. E io mi sono tenuta questa qui che ha questi colori sempre sul viola, rosa. E questa qua era di una vecchia collezione, la 03 Unusual Lavender, non so di quale collezione però ragazze, non me lo ricordo. Ok. Ho anche tenuto la cosina. E poi la mia amata di questa qui, insomma, non ve la... ecco, ti pareva. Allora, praticamente questi due colori non sono suoi, infatti sono di un'altra palettina che ho messo qui perché quelli che avevo è caduta, si è spaccata ed erano vuote. Allora ho deciso di infilare questi due colori che sono simili a quelli che c'erano prima. Ultime palettine che sono quelle che costano di più, molto di più. Allora, una è di Sephora vera e propria ed è questa qui con questi colori ed è la Miami Vibes numero 11 e poi vabbè c'è la Tarte, la conoscete, questi con i 5 blush e poi vabbè c'è la Urban Decay, la Naked 1. Questo qua è molto molto usato, anche questo, insomma. E poi le ultime due arrivate.
la chocolate bar, che è questa qui. Adesso la vedete non molto usata perché non l'ho portata in vacanza, mea culpa. E poi la smoked che ho portato in vacanza ed è quella che ho usato di più nell'ultimo mese, è questa qui, vedete, è molto molto usata. E niente, se riesco vi metto anche tutti i vari swatch, se riesco ovviamente. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, vi lascio al prossimo video, un bacione.